A me la prima volta, la prova che viene in mente spedichista è fatica. È fatica, grandissima, enorme, pazzesca fatica. Io sto facendo un libro anche in questo momento, un libro d'inchiesta. Quando io faccio un libro d'inchiesta comincio alle 4 di mattina, mi metto a sveglia anche 4 meno un quarto, così vado avanti fino a sera. Vado a letto morto, ricomincio il giorno dopo, vado avanti un mese e mezzo. Per cui il paradosso, sì. Certo, tutti i direttori vorrebbero che tu facessi delle inchieste, però vorrebbero che tu facessi le inchieste in... L'hai già finita? Ma come? No? Non l'hai già finita? Ma da quanto ci lavori? Non l'hai finita? Non è così. Per fare un'inchiesta ci vuole tempo, ci vuole fatica. È un problema di sostenibilità economica il fatto che l'inchiesta non sia ancora veramente al centro del giornalismo Ma lo è italiano. mai stata? Non so, io non credo che lo sia mai stata, Perché? ma perché? Intanto perché è proprio una cosa faticosa. Parliamoci chiaro, anche non è tutti quanti quelli che fanno il nostro mestiere hanno voglia di Ok, faticare. quindi un po' è colpa dei giornalisti. Ma certo, ma è ovvio, perché uno l'inchiesta si può fare anche per conto proprio. Se io potessi dare un consiglio e se qualcuno ci avesse voglia di ascoltarlo, io direi che a un ragazzo giovane direi fai un'inchiesta, fai un libro, vai a approfondire un tema, perché poi il rischio vero del nostro mestiere è la superficialità. Se io le dicessi che da giovane che ascolta questo consiglio, la prima cosa che mi viene in mente è Pagami. di sì, no, ma neanche quello, No, ma beh, è a parte giusto. quello che Ma guarda che sicuramente. non sto scherzando, voglio dire, E c'è ci qualcuno sono disposto a tanti pagare? editori che vorrebbero fare tutti i giorni e nozze con i fichi secchi, e questo passa attraverso lo sfruttamento schiavistico di tanti colleghi giovani, per cui io capisco perfettamente questo discorso che tu fai. Però, insisto. Se uno per fare il medico deve fare pratica nei reparti perché non basta studiare, eccetera, per fare bene questo mestiere penso sia indispensabile fare inchieste.